Sì, io non torno sull'illustrazione della delibera perché ovviamente l'ha fatto molto bene prima di me l'assessore, lo abbiamo fatto anche ieri nell'ambito della commissione urbanistica a cui ovviamente non partecipano tutti, quindi è ovvio ripetere e ribadire in questa sede proprio perché ne sia a conoscenza tutta l'Aula i contenuti di questa delibera. È una delibera assolutamente innovativa perché come dicevamo ieri in commissione questa è la prima volta che un'amministrazione procede dopo aver verificato con una lunga istruttoria che dura da mesi, da quando cioè è stato avviato il procedimento proprio per il piano di zona Castelverde, l'amministrazione prendendo atto che sono venuti meno i requisiti che dovevano essere alla base di una delibera del 98, posso dire, ha avuto il coraggio di annullare un atto e di assumersi anche le conseguenze di questo atto. Perché lo ha fatto in maniera sicura e decisa? Perché a noi sta a cuore innanzitutto, come diceva anche chi mi ha preceduto, ribadire quello che è il pubblico interesse che dovrebbe stare alla base delle 167. Purtroppo dal lavoro che abbiamo fatto in commissione urbanistica e da quello che sta facendo e portando avanti la commissione d'indagine ci siamo resi conto che in questi ultimi anni molti dei requisiti che erano contenuti all'interno delle convenzioni non sono stati rispettati. Diciamo non solo rispetto all'applicazione dei prezzi massimi, abbiamo una casistica, ma anche alla realizzazione delle opere. In questo caso particolare siamo addirittura in un caso in cui sono venuti meno, cioè l'amministrazione ha verificato che non sussistono proprio i requisiti, per far sì che questo possa considerarsi un piano di zona, quindi una 167, per cui l'amministrazione annulla la delibera che aveva dato origine a questo comparto e ritorna in proprietà di questi 38 appartamenti con le relative pertinenze. Rispetto alla delibera che abbiamo approvato precedentemente su Tor Vergata, quindi questa è una delibera che fa decadere, come ha spiegato prima l'assessore, di conseguenza tutti gli atti successivi alla deliberazione, quindi non stiamo parlando di una revoca, ma di un annullamento che porta con sé dietro l'annullamento di tutti gli atti che sono diciamo successivi a quella delibera. Sicuramente quindi questa è una delibera che gli uffici hanno costruito con grande meticolosità perché non era una delibera facile da costruire né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista amministrativo, ma noi come parte politica abbiamo sempre sostenuto questo lavoro perché avevamo chiaro l'obiettivo a cui volevamo arrivare. L'obiettivo, come dicevo, è preservare e garantire l'interesse pubblico dei piani di zona e ovviamente andare incontro a tutte quelle famiglie, a tutti quei cittadini che in questi mesi con noi, ma immagino anche negli anni passati con le altre amministrazioni, abbiano cercato di far valere i propri diritti, perché ricordiamo che queste sono persone che lottano da anni per ottenere questo risultato e che infatti diciamo, stanno, e questo dovrebbe avvenire domani, ci auguriamo che con questo atto noi riusciamo a sventare questo pericolo, hanno, diciamo, vissuto negli ultimi tempi anche notevoli accessi da parte della forza pubblica perché risultano occupanti abusivi delle case che loro stesso hanno comprato, delle case di cui sono legittimi, prenotatari. Quindi, ritengo appunto, vorrei sottolineare proprio l'importanza di questa delibera, vorrei dire che comunque questo fa parte, è una tappa di un percorso che ormai noi abbiamo intrapreso dal primo momento in cui siamo entrati al governo di questa città, abbiamo chiaro il nostro obiettivo e ovviamente
sono stata io stessa ieri anche in commissione a dire che siccome si tratta di procedimenti molto complessi che comunque riguardano tantissimi aspetti, non solo l'aspetto puramente urbanistico ma soprattutto l'aspetto patrimoniale per esempio che viene a valle di una delibera di questo genere, oppure tutto l'aspetto legato a... all'aspetto legale, e quindi è imprescindibile che gli uffici abbiano in questo cammino un rapporto continuo, costante con l'avvocatura, ma anche con la ragioneria, per esempio, perché atti di questo tipo ovviamente potrebbero anche esporre il comune a rischi diciamo di carattere economico, come in questo caso essendoci un fallimento poteva anche prefigurarsi questo tipo di ipotesi, che ovviamente con l'annullamento non è è scongiurato, perché abbiamo detto che la delibera fa decadere tutti gli atti successivi. Quindi anche come commissione abbiamo dato questo indirizzo e ci auspichiamo che tutti gli uffici lavorino in sinergia lungo questo percorso, che è un percorso, ripeto, lungo e complesso, che parte dal momento dell'istruttoria sulla base anche dei documenti sia che possiede l'amministrazione, ma in molti casi sulla base di documenti che vengono forniti dagli stessi cittadini, perché ci stiamo rendendo conto anche nella commissione d'indagine che l'archivio a disposizione di questa amministrazione non è un archivio completo e sicuramente non è un archivio ben strutturato e ben organizzato, e che questa collaborazione continui anche a valle di queste delibere che noi approviamo in aula. Quindi questo è un punto di partenza, ma dopo il voto in aula sicuramente il lavoro a stretto contatto soprattutto tra il Dipartimento Urbanistica e il Dipartimento Patrimonio deve continuare. Io credo che la strada che abbiamo intrapreso sia la strada giusta, e ovviamente man mano che andremo avanti probabilmente saremo anche più spediti, perché abbiamo tutti quanti acquisito maggiori competenze in questo ambito, proprio perché, ripeto, questa è una cosa nuova per questa amministrazione e di conseguenza nuova anche per gli uffici, che fino ad oggi non avevano mai elaborato delibere di questo tipo. Per cui io non vorrei aggiungere altro, poi ci saranno altri interventi della maggioranza dopo di me anche in dichiarazione di voto, e sono contenta insomma che anche con una certa velocità siamo riusciti a portare in aula questa delibera. È vero, alcuni anche in commissione ieri hanno polemizzato che ci abbiamo messo tanto da ottobre, novembre, non lo so se per voi è tanto, 8-9 mesi per elaborare una delibera così complessa. Per noi non è tanto, e sicuramente arriviamo all'ultimo minuto, questo è vero, perché domani ci potrebbero essere questi accessi, ma noi ci troviamo comunque a dover affrontare delle situazioni che si trovano già in una fase critica, incancrenita, in una fase appunto di urgenza, perché negli anni precedenti questo lavoro, me lo si consenta di dirlo, probabilmente non è stato mai affrontato in maniera così metodica e con questo piglio, questo me lo si consenta. Grazie a tutti, lascio la parola poi a chi verrà dopo di me. Grazie.